Clima autunnale per il primo banchetto di aprile della lista civica Frazioni e Castelfranco al mercato del venerdì in Corso Martiri. E c'è anche Silvia Santunione, che per la seconda volta si candida sindaco di Castelfranco Emilia, l'unico candidato donna fino ad ora reso noto, per l'unica vera lista di cittadini realmente indipendente, lontana da logiche e vincoli di partito, vicina alla gente. Qui, mentre imperano gli slogan sul cambiamento, la lista civica Frazioni Castelfranco, in controtendenza al cambiare tutto per non cambiare niente, punta sull'affidabilità di un volto conosciuto, un punto di riferimento. 10 anni in consiglio comunale, 165 proposte presentate per i cittadini, dai cittadini. Silvia, così al volo, perché i cittadini dovrebbero votare per te? Perché sono una persona seria e perché sono una persona coerente e mi sono riconosciuta con questa mia coerenza nella lista civica Frazione Castelfranco che appunto in modo assolutamente coerente da 10 anni a questa parte si impegna nella scena politica locale libera e indipendente, da logiche di partito. E quindi in questo modo di fare politica e in questa coerenza io mi riconosco pienamente. Che cosa ti ha spinto a ricandidarti? È con onore, con orgoglio che ho accettato per la seconda volta di mettere il mio impegno, la mia responsabilità e la mia competenza a servizio di Castelfranco, dei suoi cittadini, del suo territorio, della sua comunità, su richiesta del gruppo di lavoro della lista civica Frazione Castelfranco, un gruppo con cui lavoro molto bene ormai da 10 anni.